Universalmente riconosciuto come uno degli animali più kawaii di sempre, il procione è una inarrestabile macchina da meme che non conosce confini nei suoi social né in natura. Infatti, siamo sicuri di conoscere davvero tutti i segreti del famoso orsetto lavatore? Ne parliamo in questo video. Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Anzitutto vi ringrazio perché il video sui ragnetti rossi che ho caricato la scorsa settimana vi è piaciuto, quindi mi fa piacere e colgo l'occasione per dare il benvenuto a tutti quelli che da quel video si sono iscritti. Vi ricordo che non mi trovate solo qui su YouTube, mi trovate anche su Instagram, mi trovate sul sito Viola, quello dello streaming che inizia per T, eccetera, dove faccio spesso dirette con ospiti molto interessanti, che quando scadono vengono ricaricate qui su YouTube sul mio secondo canale, quindi vi lascio anche quello in descrizione. E oltretutto l'altro giorno è uscito il nuovo episodio del mio podcast, Zoo Podcast, in cui ho raccontato la storia di Free Willy, non il film, ma proprio l'orca che interpretò Free Willy. Insomma, una storia interessante, quindi ve la lascio tutto in descrizione. Comunque, tornando a noi, il procione è sicuramente un animale che attira abbastanza le simpatie di tutti, anche grazie al modo in cui strofina le sue manine buffe, e infatti da lì partirei, perché fondamentalmente il nome inglese del procione, raccoon, viene da un termine Powhatan, cioè una lingua, diciamo, di un popolo nativo americano, che significa letteralmente tipo colui che strofina o gratta con le sue mani. Ed in effetti il procione ha dei sensi piuttosto sviluppati, specialmente udito il fatto, ma il suo senso in assoluto più sviluppato, pensate un po', è il tatto. Addirittura il suo cervello, la parte del suo cervello che è deputata all'elaborazione degli stimoli sensoriali, due terzi è dedicata all'elaborazione degli stimoli tattili, quindi è un primato tra gli animali questo. Le mani del procione sono uno strumento molto raffinato con cui indagare l'ambiente circostante, addirittura può stare in piedi sulle zampe posteriori per avere le manine libere di toccicciare tutto quel che c'è intorno. Infatti, se guardate le mani di un procione, noterete che non ha una membrana interdigitale, non c'è una membrana tra dito e dito, e questo aumenta di molto la mobilità delle dita. Se le guardate ancora più da vicino, noterete che ha delle vibrisse, cioè dei peli che hanno una funzione sensoria, anche in cima alle dita. Questo fa sì che un procione possa capire e ottenere delle informazioni preziose su un oggetto, come per esempio quella se è commestibile o no, semplicemente toccandolo, anche senza vederlo, cosa che spesso succede perché sono animali notturni. Le sue mani sono coperte da un sottile strato di cheratina che, quando viene bagnato, diventa ancora più sensibile. Questo dovrebbe un po' avervi acceso una lampadina. D'altronde, in italiano, il procione è anche noto come orsetto lavatore. E anche i nomi comuni che ha in Francia, in Germania, in Cina, in Giappone o anche il suo nome ebraico fanno effettivamente riferimento a questa cosa del lavare. E questo vale anche per il suo nome scientifico, che è Procyon lotor. Procyon è il genere, viene dal greco e significa prima del cane, nel senso di simile al cane. Mentre invece lotor vuol dire proprio lavatore, in riferimento al fatto che sciacqua il cibo prima di mangiarlo. Infatti esistono testimonianze di procioni in cattività che sciacquano il cibo in acqua o sfregandolo sull'erba per pulirlo prima di mangiarlo. Tipo lui, che voleva lavare lo zucchero filato, però non è andato esattamente bene, ecco. Però alla fine ha imparato, eh? Buffon, non il portiere, ma il grande naturalista francese del XVIII secolo, diede una spiegazione a questo comportamento. Secondo lui, il procione non aveva abbastanza saliva in bocca e quindi doveva inumidire il cibo prima di mangiarlo, così da poterlo poi inghiottire. Ovviamente sappiamo che non è così ora, però al tempo era una spiegazione possibile. Ispezionare il cibo per rimuovere parti indesiderate è una cosa che senz'altro riesce bene se hai delle manine molto sensibili, a maggior ragione se immerse in acqua lo diventano ancora di più. Però una puntualizzazione c'è da farla. Infatti, sebbene questo sia un comportamento che in cattività è stato osservato, non è mai stato osservato in natura. Cioè, i procioni che vivono allo stato naturale non lo fanno. Ci sono alcune segnalazioni, ma non sono reputate credibili. Quindi come sta sta faccenda? Molto probabilmente una spiegazione è che quel comportamento che noi in cattività vediamo di lavare il cibo venga in realtà dal normale comportamento che i procioni hanno quando cercano cibo immersi nell'acqua bassa sulle rive dei fiumi. E questo potrebbe anche spiegare alcune segnalazioni in cattività che dicono che i procioni effettivamente lavano, per così dire, più volentieri il proprio cibo se la pozza d'acqua in cui lo lavano non è più distante di 3 metri da loro e se è a forma di fiume. Così.
Parlando di cibo, il procione mangia tutto, cioè basta una cosa sia anche solo vagamente commestibile. Tra l'altro sono anche molto prolifici, molto svegli e capaci di risolvere in modo brillante i problemi e anche capaci di scavare, nuotare e arrampicarsi dovunque. Addirittura in America vendono i bidoni del sudicio a prova di procione, cioè, però poi loro dopo un po' di tentativi capiscono come funzionano e allora imparano e siamo punti a capo. Insomma, non si sono guadagnati il nomignolo di trash panda per caso, eh. E poi hanno una discreta faccia di bronzo, perché insomma, in America, continente del quale sono originari, nelle città ci sono procioni selvatici che sono super confidenti con l'uomo, non hanno per niente paura delle persone e si avvicinano un sacco. Tant'è che c'è chi ha teorizzato che i procioni in questo momento si trovino in una fase dalla quale sono già passati alcuni dei nostri animali domestici, come cani, gatti e maiali, ovvero l'autodomesticazione. Mi spiego meglio. Prendiamo per esempio il lupo. In passato, prima che la sua domesticazione iniziasse, c'erano dei lupi che, per qualche motivo, erano un po' meno paurosi dell'uomo. Dei lupi un po' più intraprendenti. Erano sicuramente avvantaggiati rispetto ai propri simili che dell'uomo avevano molta paura. Perché? Perché vicino agli insediamenti umani c'erano meno predatori e c'era un sacco più da mangiare perché ci si poteva nutrire degli scarti alimentari di questo strano primate. E per loro fu un indubbio vantaggio, perché i lupi, che erano comunque un po' meno diffidenti nei confronti dell'uomo, camparono meglio dei loro simili della zona che non lo erano e quindi trasmisero questa caratteristica ai loro figli, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, fu selezionata questa non paura dell'uomo e, in un certo senso, si dice, si autodomesticarono. Poi, a questo punto, quando già i lupi avevano selezionato questa vicinanza con l'uomo, allora arrivammo noi che cominciammo a fare la vera e propria domesticazione, cioè prendevamo appunto dei lupi e dicevamo ok, questo mi piace perché ha questa caratteristica che mi può far comodo, oppure ha questa caratteristica che semplicemente mi piace, e quindi lo faccio accoppiare con quest'altro lupo che ce l'ha, di modo che i loro figli ce l'hanno. E qui poi è iniziata la vera e propria domesticazione del cane. Però c'è questo passaggio che c'è stato prima, ecco. E questo è interessante. Lo stesso è avvenuto per esempio per i cinghiali, che quindi si sono prima avvicinati all'uomo e poi abbiamo selezionati per diventare maiali, e poi anche per il gatto selvatico, che poi è diventato il gatto domestico. Una cosa c'è da dire: mentre appunto cinghiali e lupi erano già animali sociali in partenza, il gatto no, e quindi ha dovuto non solo selezionare la tolleranza verso l'uomo, ma anche la tolleranza verso i propri simili, prima poi che iniziasse la domesticazione. I gatti sono fatti così, si sa. Comunque, se vi interessa questo discorso della domesticazione, fatemelo sapere, che magari ci dedico una serie dove in ogni video vi spiego come è andata la domesticazione per ognuno dei nostri animali domestici. Comunque, c'è chi ha teorizzato appunto che i procioni si trovino in questa fase di autodomesticazione, perché ovviamente c'è un indubbio vantaggio nel mangiare appunto rifiuti e stare in un posto dove ci sono meno predatori. Ecco, questo non per dire che dovremmo addomesticarli, anche perché è una pessima idea e man mano che si va avanti nel video ve ne renderete anche conto. Comunque c'è gente che li tiene in casa. A parte ti disfanno la casa, e questo è un dato di fatto, ma poi razzi, cioè io non li ingrassano all'inverosimile, io non so che cazzo li danno a mangiare a ste povere bestie, ma stanno alle pezze, cioè questo lì è una sfera, rotola anche. Questo tra un po' non c'ha voglia di vivere, e questo mangia i popcorn, è chiaro, alimento base della dieta dei procioni, ovviamente. E c'è anche da considerare una cosa: finché sono cuccioli, sono anche carini, bellini, eccetera, ma grazie al cazzo, dico io, sono cuccioli. Quando poi diventano grandi, raggiungono la maturità sessuale, diventano un pochino più testine, vi ci voglio, anche perché il procione c'ha dei bei dentini, insomma. Non dovremmo assolutamente incoraggiare l'esportazione del procione come animale domestico dal Nord America nel resto del mondo, perché, come sappiamo, quando una specie alloctona si viene a trovare in un ecosistema che è lontano da quello suo di origine, può creare un sacco di danni alla biodiversità locale. Però tranquilli, almeno per una volta con il procione non è successo. No, scherzo, l'hanno fatto. Sì, sì. Anche più di una volta, in realtà. Questo l'avete mai visto? È un vecchio anime chiamato Aregumereskeru, che significa Rascal il procione. In italiano è stata tradotta col titolo di Rascal il mio amico orsetto e trasmessa da Italia 1 per la prima volta nel 1975, e a distanza di anni il merchandise di Rascal va un sacco forte. 2 anni fa, quando sono stato in Giappone, c'era pieno di roba sua. Da quel momento la fama dei procioni in Giappone aumentò a dismisura e dal 1977 vennero importati più di 1500 procioni in Giappone dal Nord America come animali domestici. Quindi probabilmente la moda
del procione come animale domestico in Giappone e nel mondo parte proprio da quest'anime. Alcuni di questi procioni, nel paese del Sollevante, riuscirono a scappare, oppure vennero liberati, riuscendo a cavarsela in natura. Pensate che nel 2000 i loro discendenti erano stati segnalati in 17 delle prefetture giapponesi, ma nel 2008 non c'era nessuna delle 47 prefetture giapponesi che non avesse segnalazioni di procione. Si stima che questi animaletti costino, per quanto riguarda i danni all'agricoltura, ogni anno 30 milioni di yen. E questo solo in Hokkaido. E qui lo so che sta pensando qualcuno di voi, ma i procioni non sono autoctoni del Giappone anche? No, perché quelli che voi vedete per esempio nei cartoni con le palle grosse, quelli non sono procioni, sono tanuki, che sono cani procioni. Cioè sono dei canidi che per convergenza evolutiva sono somiglianti, per via della mascherina eccetera, ai procioni. E che a loro volta sono alloctoni in altri posti, ma questo è un altro paio di mani. E l'Europa? Beh, allora, molto probabilmente in Europa l'invasione del procione è partita tutta dalla Germania, tant'è che questa nazione oggi ospita la popolazione di procioni più grande al di fuori del Nord America. C'erano stati tentativi di introdurre procioni così a random, però non erano andati a segno. Tuttavia nel 1934 furono introdotte, e stavolta con successo, due coppie di procioni nella riserva di Edersee. Da queste due coppie si è venuta a formare una prima popolazione stabile di procioni in Germania, alla quale se ne aggiunse successivamente una seconda nella Germania orientale, dopo appunto una fuga di alcuni di questi animali da un allevamento in cui venivano allevati per la loro pelliccia. Tra l'altro le due popolazioni a livello parassitologico sono piuttosto distinguibili perché il 70% degli individui della seconda sono affetti da un nematode parassita, quindi un verme cilindrico, chiamato Bilis ascaris procionis. Parassita che tra l'altro può essere trasmesso ai cani e anche all'uomo, sebbene in questo caso si parli di casi veramente rari. Si stima che questa popolazione nel 1956 fosse composta da poco più di 200 unità. Salite poi a 20.000 nel 1979. E pensate che nel 2012 il numero totale di procioni stimati in Germania era di 1 milione di capi. Dal 1934 il procione è segnalato anche in Francia e gli esemplari qui visti erano sia esemplari che erano arrivati appunto migrando dalla Germania, sia il frutto di ulteriori rilasci in natura avvenuti negli anni 60. Nel 1974 il nostro ladruncolo arrivò anche in Austria e due anni dopo fu segnalato anche in Svizzera. Nel 1999 fu segnalato anche in Slovenia, però oggi si pensa che non ci sia effettivamente un gruppo riproduttivo di procioni in questa nazione. Comunque ad oggi gruppi di procioni sono segnalati per esempio anche in Repubblica Ceca, Polonia, Ucraina e Spagna. E invece, non gruppi ma singoli esemplari, sono stati anche segnalati in Svezia, Danimarca, Norvegia e Regno Unito. E qui lo so che vi state chiedendo. Cioè, e in Italia? Ovviamente non ci facciamo mancare niente quando si parla di alloctoni. Ci sono i procioni in Italia, meno facile è capire da dove siano arrivati. In passato si pensava che fossero discendenti delle popolazioni svizzere, ma appare che abbiano un'origine diversa. Vabbè. Comunque, la prima pubblicazione ufficiale riguardo la presenza del procione nel nostro paese risale al 2008 ed è stata pubblicata da Luca Canova e Simone Rossi. Infatti, tra il 2004 e il 2008, in Lombardia erano stati segnalati ben 10 esemplari di procioni e il fatto che si fossero osservati anche dei giovani faceva già sospettare, anche ai tempi della prima pubblicazione appunto, che ci fosse una popolazione riproduttiva. Ad oggi la città con il record di segnalazioni di procioni in Italia è Cassano d'Adda, in provincia di Milano. In Lombardia c'è sicuramente una popolazione riproduttiva, ma esemplari singoli sono stati anche osservati in altre regioni, come per esempio nel Trentino, in Abruzzo, nel Lazio, in Emilia-Romagna, in Piemonte e in Toscana. Alcuni di questi esemplari sono anche stati catturati con successo per impedirgli di scorrazzare in natura. Pensate che il mio amico Andrea Boscherini li ha anche segnalati in Romagna perché li ha beccati in una sua fototrappola. Vi lascio nella end card in descrizione il video, perché lui ha un canale YouTube, dove appunto vi fa vedere le riprese del procione che ha fatto in Romagna e dove appunto vi parla un po' della situazione lì. Che poi Andrea è anche uno degli autori di una pubblicazione del 2019 che fa il punto sullo stato del procione in Italia centrale. In pratica si legge che nel 2013 e nel 2015 sono stati ritrovati appunto due procioni in Toscana che erano stati investiti per sbaglio, ma il loro ritrovamento ci ha fatto capire
che erano diffusi anche nella parte più settentrionale della provincia di Arezzo, la quale è al confine con l'Emilia-Romagna. E questo è un dato da tenere sotto controllo, perché in quella zona è anche compresa una buona parte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un'area protetta molto molto importante. È possibile che in Toscana questi procioni derivino da alcuni esemplari che sono scappati dallo zoo di Poppi e sono riusciti a sopravvivere in natura. E ora vi chiederete, ma perché il procione è un problema per gli ecosistemi lontani dal suo areale d'origine? Beh, diversi motivi in realtà. Per esempio va a competere con i carnivori di piccola e media taglia autoctoni. Con carnivori intendo naturalmente mammiferi dell'ordine dei carnivori. E questo perché il procione, come abbiamo visto, è un animale molto adattabile, che se la sa cavare in tutte le situazioni e che quindi è un competitore veramente feroce e difficile da sconfiggere. Quindi rischia di fare una competizione che i nostri mammiferi carnivori di piccola e media taglia non sono per niente abituati a sostenere. In secondo luogo può essere un efficientissimo predatore nei confronti di un sacco di animali, specialmente uccelli e anfibi, molti dei quali anche protetti. Senza contare che può fare ingenti danni alle coltivazioni umane e può anche predare gli animali da cortile che alleviamo. Pensate ad esempio che l'individuo catturato anni fa, proveniente da Limidi di Soliera, in provincia di Modena, spero di aver detto bene l'accento, in caso contrario scusate, è stato catturato dopo aver, si stima, ucciso 200 tra conigli e uccelli da cortile. Da solo! Andrea, nel video che vi dicevo prima e che vi esorto a guardare, ha anche beccato dei gamberi di fiume sgranocchiati da un procione. E il gambero di fiume è una specie in pericolo, tra le altre cose. E poi, un altro rischio legato ai procioni è quello che c'è a livello sanitario. Abbiamo visto che i procioni possono veicolare determinati parassiti, ma pensate che possono trasmettere anche la rabbia. In America è anche noto come siano suscettibili al cimurro, malattia che talvolta li può spingere ad andarsene in giro in pieno giorno, cosa strana perché vi ho detto sono notturni, in piedi appunto sulle zampe posteriori e coi denti digrignati in uno stato un po' rimbombato, quasi come fossero degli zombie. E infatti su internet li chiamano zombie raccoons, però poracci non sono zombie raccoons ma sono procioni malati, ecco. In generale, le specie alloctone sono un problema veramente serio e rimuoverle dalla natura, non necessariamente uccidendole, ma anche quando possibile tenendole in cattività, anche se sembra brutto, è la cosa migliore da fare. Dovete capire che sensibilizzare verso questo tema è fondamentale. Però, se da una parte è facilissimo farlo con animali che di certo non godono di chissà che simpatia a livello popolare, come per esempio la paesandisia Arcon, il gambero killer o il punteruolo rosso, che tanto sono invertebrati, vero? E che cazzo se ne frega degli invertebrati. D'altro canto è difficilissimo farlo quando invece questi animali stanno simpatici e sono magari pelosi e bellini. Vedi per esempio lo scoiattolo grigio. In questo senso, idem per il procione. Il procione è un animale fortunatissimo da questo punto di vista, perché gode di una simpatia universale. Simpatia che rischia seriamente di ostacolare i progetti di eradicazione di questo animale dal nostro territorio e che rende difficoltoso sensibilizzare verso questo tema quando si parla di procioni. È un territorio un po' impervio e di fondo non c'hanno nemmeno colpa i procioni direttamente. Colpa ce l'abbiamo noi che li abbiamo presi con noncuranza e con leggerezza, li abbiamo rilasciati in posti dove loro, insomma, non dovevano stare, ecco. Però appunto mi preme farvi capire l'importanza del preservare gli ecosistemi in un certo modo e l'impatto negativo che possono avere le specie alloctone. Questo ovviamente non toglie nulla al fatto che i procioni sono bellini e simpatici, intendiamoci. Però mi preme che sappiate queste cose. Nel caso vogliate un procione come animale domestico, ora sapete che non è una buona idea. Oltre ai problemi legati all'impatto ecologico che ha se scappa e al discorso sanitario, c'è anche il fatto che poi, quando crescono e raggiungono la maturità sessuale, magari non sono più così amabili. Oltretutto, giustamente, sappiate che in Italia è illegale detenere uno di questi piccoli tornado con la mascherina da ladro. Già, ma sta mascherina? Allora, in una review fatta da Tim Caro nel 2013 sul colore dei mammiferi, si legge che i mammiferi dell'ordine dei carnivori che hanno appunto questa mascherina abbastanza visibile sugli occhi potrebbero averla selezionata come segnale d'avvertimento, cioè per apparire minacciosi ad eventuali aggressori.
Le mascherine poi, in aggiunta o in alternativa, possono anche essere utili a combattere contro l'abbagliamento solare. Un po', no, come gli atleti che per non rimanere abbagliati mentre corrono si tingono di nero qua sotto agli occhi. Diversi membri della famiglia dei procionidi hanno poi la coda a bande. E questo è un tratto che potrebbe essere stato selezionato perché è utile a comunicare con gli altri membri della propria specie, oppure perché è utile a distrarre dal proprio corpo l'attenzione di una possibile preda. Tra l'altro l'autore della review, Tim Caro, lo abbiamo già incontrato nel video in cui parlo del perché le zebre hanno le strisce. Anche quello ve lo lascio in descrizione e nel line card. Non a caso il video si è aperto parlando di meme, non a caso durante il video vi ho fatto vedere degli spezzoni buffi di procioni che fanno cose, perché da una parte ovviamente fanno ridere e tutto quanto, però sono contenuti che sono all'ordine del giorno su internet e c'è un lato nascosto di tutto quanto, ovvero sono questo tipo di contenuti che fanno venire alle persone la voglia di desiderare un animale come un procione, come animaletto domestico. Il problema è quante delle persone che magari davanti a un video hanno pensato voglio un procione effettivamente sanno dei problemi che un procione può causare ad un ecosistema che non è il suo? Come vi ho detto, non è per niente facile sensibilizzare verso questi temi quando l'animale di cui si sta parlando è un beniamino di tutti. Ecco, questo è un esempio di quanti danni può fare una moda che rende un'icona popolarissima un certo tipo di animale. E qui si va indietro fino all'anime degli anni 70, fino ad arrivare ai video buffi su internet di oggi. E il procione è solo uno degli esempi, in realtà ce ne sarebbero tanti che si potrebbero fare, però vabbè, magari ne parliamo un'altra volta. Anche perché adesso siamo arrivati al momento del video in cui vi consiglio un libro, che in questo caso è Il torcicollo della giraffa, l'evoluzione secondo gli abitanti della savana, di Leo Grassetto. Leo tra l'altro è un biologo che ha un canale YouTube molto seguito che si chiama Dirty Biology, che io non seguo perché non so il francese, però nel caso ve lo lascio in descrizione. È un libro molto carino, si legge in modo scorrevole e in ogni capitolo ci sono un sacco di chicche su comportamenti noti o meno noti di alcuni animali della savana, noti o meno noti. E tra l'altro tutti i comportamenti, questa è la cosa che mi è piaciuta, sono inquadrati in un'ottica ovviamente evolutiva, eccetera, insomma, consigliato. Ve lo lascio in descrizione con il link o l'affiliazione di Amazon per recuperarlo. In descrizione trovate anche una serie di libri che vi consiglio e funziona come l'affiliazione di Amazon, uguale. Se volete sostenere la mia attività di divulgazione su YouTube e sugli altri social, ovviamente vi invito a dare un'occhiata alla mia pagina di Patreon. Perché, appunto, se volete diventare un mangiafoglie sciamante, avere accesso a tutti i contenuti speciali riguardanti appunto le mie attività, far parte appunto del mio gruppo Telegram dove ci sono i patrons e dove chiacchieriamo quotidianamente e avere anche del merchandise esclusivo che non troverete da nessun'altra parte, allora ecco, quello è il posto giusto, diciamo, per farlo, e vi ringrazio di cuore a chi l'ha già fatto. C'è anche appunto attiva la mia wishlist di Amazon in cui potete aiutarmi a sostenere la mia attività arricchendo i contenuti con libri e cose simili. Vi ringrazio di cuore anche qui a chi già l'ha fatto. E vi ricordo di venirmi a trovare ovviamente da tutte le altre parti, su Instagram, sul sito Viola delle Live, sul mio secondo canale dove ricarico appunto live e interventi vari, e ovviamente sulla mia pagina di Spotify dove c'è il mio podcast Zoo Podcast, ma trovate comunque tutto in descrizione. Fatemi naturalmente sapere se questo video vi è piaciuto e che cosa vi ha colpito di più, se c'è qualcosa che non sapevate che vi ha stupefatto, mi fa molto piacere. Vi lascio in descrizione anche il link al canale di Andrea per vedere appunto la fototrappola, che cosa ha preso del procione, eccetera. E nulla, vi ringrazio di cuore e ci vediamo al prossimo video. Ciao!